BMW.it live da ECMA 2013. Oggi andiamo alla scoperta della gamma e delle novità che BMW Motorrad ha portato al Salone di Milano e lo facciamo con Andrea Buzzoni, direttore della filiale italiana di BMW Motorrad. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Andrea, BMW stupisce ancora una volta. Lo scorso anno avete anticipato che avreste preparato una moto dedicata ai 90 anni del marchio. Questa moto è arrivata, si chiama R90 e sta facendo veramente scalpore. Com'è questa moto e quali sono le aspettative che avete per questo nuovo modello? Beh, intanto mi fa molto piacere che sta suscitando interesse, è anche la sensazione che abbiamo noi. Ma guarda, questa moto secondo me merita una piccola dissertazione culturale. Questa moto non nasce da, chiamiamolo il comitato sviluppo gamma di un'azienda motociclistica che fa piani di sviluppo dei prodotti eccetera eccetera, ma nasce veramente dalla passione privata di alcuni colleghi nostri, in questo caso del design a Monaco, che hanno costruito fisicamente con le loro mani nel loro tempo libero questo tipo di moto, o una moto simile a questa, diciamo così, nel loro garage a casa, e dopo l'hanno proposta all'azienda. A quel punto l'azienda è piaciuta tantissimo ed è entrata ovviamente nei processi di sviluppo tecnico del prodotto e quant'altro. Cosa significa questo? Che questa moto nasce veramente dalla passione dei nostri tecnici e dei nostri designer, prima ancora che da ragionamenti di carattere di marketing tecnici o strategici e quant'altro. E questo secondo me lo si vede nella bellezza intrinseca che esprime. È una moto veramente dove al centro c'è l'aspetto estetico. È ovvio che la tecnica e la funzione sono ai massimi livelli, come è la nostra, diciamo, capacità di fare, però è una moto che nasce veramente dalla pancia e dal cuore prima ancora che dalla testa. Questa moto può diventare un erede, uno sostituto dell'R1200R, o vedremo anche un R1200R in futuro, per come l'abbiamo conosciuta fino ad ora? No, questa moto è assolutamente un mondo parallelo rispetto all'R1200R, che avrà un suo sviluppo, una sua logica di miglioramento o di upgrade. No, questo è un segmento nuovo, dove al centro c'è questo aspetto estetico, che però vogliamo anche dare al cliente finale, vogliamo dare al motociclista. Perché? Perché la moto è stata concepita in vari dettagli tecnici al fine di facilitare e rendere più pratico la customizzazione da parte del proprietario della moto, da parte di un customizer, eccetera, eccetera. Proprio perché questa creatività estetica poi dopo deve essere comunque, non so come dire, parte di chi ha questa moto, deve essere, come si dice, parte del vissuto di chi poi dopo andrà su questa moto. Cambiando discorso, se qualcuno poteva pensare che la gamma di BMW ormai aveva coperto tutti i segmenti, si è andati a riempirne un altro che apparentemente sembrava ancora scoperto, quelle delle nude di altissime prestazioni con la S1000R. A quale cliente dedicate e quali saranno i mercati su cui vi aspettate che faccia più successo questa moto? Allora, sicuramente, come dice il nome, deriva dall'S1000RR, però ci sono due aspetti che secondo me vanno menzionati, al di là dell'aspetto estetico che è evidente. Uno, sul motore non abbiamo pensato all'output massimo di cavalli, perché non ci sembrava la cosa più intelligente su questa moto, ma ci siamo concentrati sui valori di coppia, che sono impressionanti. E abbiamo ridotto i cavalli massimi a 160, che secondo noi sono più che sufficienti per avere una motocicletta equilibrata e divertente, ma con dei valori di coppia veramente, veramente interessanti. L'altro aspetto è quello delle forcelle di questa moto, che sono derivate dall'HP4, ma mi riferisco in particolare alla tecnologia del controllo elettronico delle sospensioni, che abbiamo sviluppato tra l'altro anche con il campionato Superstock e il team Superstock, e questa è l'altra, diciamo, chicca importante di questa moto. Il segmento in Italia non è un segmento di volumi enormi, probabilmente il mercato più importante dal punto di vista dello sbocco della quantità sarà il mercato americano, però direi che è una bella presenza in un segmento interessante con dei motociclisti abbastanza esigenti, devo dire. Altra grossa novità importante, R1200RT, un grande classico, una moto molto difficile da migliorare. Come avete fatto e che cosa gli avete dato in più rispetto al precedente modello? Beh sì, l'RT è un'icona del turismo di coppia, del turismo a largo raggio, del turismo fatto di comfort, funzione il più perfetta possibile, chiamiamola così, e sicurezza. Direi che nessuno
nessun altro potrebbe migliorare un RT se non noi, che da diciamo decenni abbiamo, come si dice, una leadership culturale e tecnologica su questo tipo di motocicletta. È stata rivista da un punto di vista estetico, è stata rivista da un punto di vista di tecnologie aggiuntive, è stata rivista anche da un punto di vista di motore che, come diciamo era da aspettarsi, riceve il nuovo boxer raffreddato a liquido con 125 cavalli, quello che abbiamo già visto sulla GS del 2013. 2014 che porta in dote sempre sui motori boxer la nuova versione dell'Adventure, moto che è sempre stata molto apprezzata sul mercato italiano. Vi aspettate di ripetere lo stesso successo degli ultimi 8-10 anni? Ma guarda, per l'Adventure vale un po', diciamo, da un punto di vista di forte tradizione BMW, quello che abbiamo detto sull'RT, anche se il posizionamento è diverso ed è un posizionamento, diciamo, da grande viaggiatore avventuroso, sia nella realtà che nella metafora, perché comunque la moto ha dei valori metaforici che sono anche il suo bello, e quindi ci si può anche andare al bar con un Adventure e essere felici di farlo. Vale la stessa cosa, il motore, un rinnovamento estetico e funzionale. Devo dire che le aspettative sono buone, anche perché abbiamo tanti clienti che hanno risposto, insomma, in modo molto positivo al nuovo modello, e sono motociclisti che vogliono cambiare il modello che hanno da qualche anno ormai. Chiudiamo con la mobilità urbana green. Finalmente arriva in produzione il C-Evolution. Per questo modello avete sviluppato delle idee, delle tecniche di marketing particolari per prendere dei nuovi clienti o no? Allora, innanzitutto il C-Evolution è diciamo il contributo all'interno del gruppo BMW, del dipartimento delle moto, a quella che è una strategia di ampissimo respiro. Abbiamo visto nelle auto L3, L8 che sono state presentate sul mercato, e anche la Motorra fa la sua parte, tra l'altro in sinergia tecnologica con le auto, perché il gruppo delle batterie fondamentalmente rispecchia e ricalca la stessa tecnologia sviluppata con le auto. Il prodotto sarà disponibile a partire da maggio 2014. Le caratteristiche sono quelle di uno scooter elettrico con un'accelerazione da 0 a 100 impressionante, parliamo di 6,7 secondi da 0 a 100 con 48 cavalli, un'autonomia di 100 km, una velocità massima autolimitata a 120 km/h e la possibilità di ricarica al 100% del veicolo in 3 ore di tempo. La distribuzione sarà quella classica, nel senso che non ci sarà una distribuzione che vede alternative alla rete vendita BMW Motorrad Italia, però non crediamo che sarà presente in tutti i nostri 105 concessionari, sarà presente in quei concessionari dove da un punto di vista geografico ha più senso, quindi mobilità urbana, come tu prima hai accennato. Ci concentreremo un po' di più sulle città, anche perché comunque sarà una vendita qualitativa sicuramente. Ringraziamo Andrea Buzzoni. Grazie a voi, è stato un piacere. Moto.it live da EICMA 2013.